Tu naturalmente non hai visto niente. Ma come ve lo devo dire? Vi ho detto che non ho visto in faccia a nessuno. Non ho visto in faccia a nessuno perché giustamente faceva i suoi bisogni. Non si è potuto accorgere della moto e manco della targa, giusto? È proprio così. Maresciallo, venga. Ve lo giuro, dovete credermi. Può far rimuovere il cuore. Sì, venite ragazzi. E certo, si è così spaventato che se l'è fatta addosso. Si è cagato sotto. Ragioniere, forse non ci siamo capiti. Ma da che parte sta? Ma io... C'è un morto qui per terra. Se ne rende conto o no? Rischia di essere messo sotto accusa per favoreggiamento e sono affari suoi. Ma io stavo in bagno, commissario. Non ho visto nessuno. E io invece non le credo. Secondo me lei ha visto ma non vuole parlare. Ma anche se fosse così, non ve lo posso dire. Quelli sono delinquenti. Delinquenti? Io tengo famiglia. Mi ammazzano. L'ammazzano? Non vi posso aiutare. Non ci puoi aiutare. Continuiamo a scherzare, ragioniere. Qualcuno ti ha passato un pezzo di carta. Ho su scritto un numero di targa. Avanti, lo tiri fuori. Non perdiamo altro tempo. D'altronde a Darli qualche cosa gliela deve, no? Era il numero di targa della moto degli assassini. È così, vero? Risponda! Come sta? Lo trasferiamo alla centrale? Eh certo, non possiamo fare altrimenti. Lei sta giocando col fuoco. La sua paura, la sua omertà sta intralciando il nostro lavoro. Brigadiere, proceda. Manette, forza.